in sala il 12 maggio, prossimo, c'è embargo, poi passa a Trani, al settembre, il 19 maggio. Sono presenti al tavolo le scienziatrici Francesca Marciano e Maria Santella, Giada Bolfieri, l'attrice Marina Pois, l'attore e produttore Riccardo Scamaccio, il regista Stefano Morbini. In sala è presente Carlo Brancaleoni per Rai Cinema, il produttore per BIM Antonio Medici, buongiorno a tutti, siamo qui a raccontare questo film preso, diciamo, tratto veramente tratto, poi come vedremo la mia impressione rispetto al libro sono stata. Giuseppe Ferrandino, per il primo, volevo chiedere a Stefano Morbini come è arrivato il romanzo, come è arrivato la scelta di traslarlo, diciamo, in un altro posto che non fosse raccontato. No, l'idea di portarlo sullo schermo in questa occasione non è stata mia, è stata di Riccardo. Avevamo pensato di fare un film insieme, lui mi ha detto: guarda Stefano, secondo me questo è ingiusto, leggito. Penso che non si sente. Questo si sente? Sì, sì. Va bene, allora, la scelta nasce da Riccardo, che mi ha proposto il libro. Avevamo pensato di fare un progetto insieme, lui ha detto: guarda, secondo me questo è il progetto giusto, leggilo, insomma, io l'ho già letto, pensaci, io l'ho letto e ho capito che in effetti era un rischio che si poteva correre. Sulla scrittura del romanzo è molto complicato pensare di farne un film, però c'era di fatto, perché la struttura del racconto dal punto di vista letterario è una sorta di catapulta, ricorda la Big Generation, insomma, voglio dire, un flusso di pensieri del protagonista all'interno di un plot che non è molto chiaro. Però era una sfida interessante, bella. Allora ho detto sì, secondo me possiamo lavorarci insieme. Da lì poi è nata l'idea, dopo averlo letto, di spostarlo in Belgio-Francia, perché la collocazione napoletana richiedeva, come dire, un approfondimento sulle logiche di relazione tra le persone che, non essendo io di Napoli, pensavo non fosse per me possibile affrontarle nella maniera più corretta. Trasportando tutto il film, quindi tutti i personaggi, nel nord Europa mi permetteva di lavorare in un mondo di immigrati e di emigrati dall'Italia e quindi riazzerare quello che era il contesto del libro e ricominciare tutti insieme a scoprire questa storia collocata in una sorta di non luogo rispetto alla loro provenienza. E questo è quello che devo dire, che con questo chiudo, perché devo dire che poi dopo questa prima fase in cui io e Riccardo ci siamo confrontati su questo e lui ha subito preso al volo questa idea di trasportarlo nel nord Europa, abbiamo poi fatto un grande lavoro di concertazione insieme alla sceneggiatrice, a Valia, a Francesca, stesse produttrici, Viola, Valeria. È stato un progetto che abbiamo, come dire, condiviso molto sin dall'inizio, e questo ha fatto sì che Pericle, che all'interno di quella storia è un bellissimo personaggio che sto parlando del libro, potesse costruirsi una sua memoria e anche una sua famiglia, da cui poi parte l'idea di questo orfano che cerca di costruire stare. Allora, scrive Ferrandino: io mi chiamo Pericle Scalzone, ho 38 anni, sono un po' grasso, capelli bianchi, ma mia madre diceva che mi portava mio padre, e poi, seccamente, senza tanti infingimenti, di mestiere faccio il culo alla gente. Volevo chiedere a Riccardo Scamaccio come si è avvicinato, insomma, all'interpretazione di un personaggio così ambiguo, così sgradevole, così duplice, e che tipo di sfida è stata quasi estraniarsi rispetto, diciamo, sia alla violenza, no, che si mette in scena, sia questo mondo gangsteristico che finisce col dimenticare da 90 colpi a favore di dinamiche sentimentali e di incontri, di attesi.
parte l'incipit, diciamo, questa frase iniziale del personaggio, che è fuorviante, nel senso che poi invece tutto il film è incentrato su il divagare di quest'uomo e sulla sua fragilità e sulla sua, sul suo essere interrotto come una specie di adolescente candido. Questo paradosso racchiuso in questo personaggio era questa la cosa che mi ha colpito quando ho letto il romanzo la prima volta, ed era questa la cosa che mi piaceva proprio della scrittura di Ferrandino, e soprattutto di questo personaggio che, come dire, proprio è un reietto della società, è una persona sgradevole agli occhi così di tutti lo considerano anche un po' un cretino da qualche parte, no? E poi invece, entrare e seguire il suo pensiero e scoprire che invece insomma, è una persona che ha una grande così, anche sensibilità e un talento proprio... questa era la cosa che mi ha... il motivo per il quale ho detto, vale la pena forse veramente cercare di mettere in piedi questo film, di farlo, ovviamente le insidie nell'interpretarlo, appunto, come dicevi, il libro è descritto come se fosse grasso, pelato, così, quindi poi con Stefano abbiamo dovuto chiaramente fare un lavoro di caratterizzazione estetica del personaggio che però non fosse troppo in avanti, ecco, che ci facesse in qualche modo credere che quell'uomo lì che vedevamo vive quella vita lì, quindi abbiamo anche avuto una specie di crisi iniziale per cercare di trovare, poi magicamente è venuto fuori, diciamo, questa pettinatura così, il fatto di averlo, come dire, di aver seguito la produzione insieme a Viola e Valeria dall'inizio del viaggio, così mi ha dato però anche l'opportunità di preparare il personaggio, no? Per 2 anni, perché poi alla fine, da quando abbiamo deciso di metterci a lavorare, quando poi abbiamo girato, sono passati praticamente 2 anni, e quindi ecco, in questo senso è stato molto utile questo lavoro di produttore e propedeutico al lavoro dell'attore, perché quando mai un attore ha la possibilità di prepararsi 2 anni per fare un film? Quindi ecco, questo, quindi siamo arrivati che in qualche modo io avevo metabolizzato veramente il personaggio, perché ho seguito con Stefano, Valeria, Viola, Francesca e Valia la scrittura, in qualche modo abbiamo letto, parlato, discusso, è stato un processo, diciamo, anche molto, molto bello, ma anche difficile certamente, che però mi ha aiutato poi ad arrivare all'inizio delle riprese con un'idea molto chiara. Abbiamo trovato questa giacca, questo giubbotto, e poi a un certo punto camminavamo per le vie di Liegi 4-5 giorni prima di girare, e ci siamo accorti che funzionava, perché comunque la gente vestito e truccato cominciava a guardarmi un po' così, non in bar. Ho detto, bene, siamo sulla strada giusta. Chiedo perché poi, visto che proprio nel bar che evocava Riccardo viene uno degli incontri più importanti tra te e lui, e, insomma, se le difficoltà di lei, no, con 2 bambini a casa di fronte a questo mare nero, nel nulla, un posto totalmente spersonalizzato, almeno apparentemente, si incontrano con Riccardo e producono una forza che poi porta via un paro insieme, adesso lo si può dire, hanno visto tutto il film, quindi diciamo, non si svela nulla che non si veda. Come è stato interpretare questo ruolo e come è stato giocare, diciamo, con un personaggio che era antitetico al tuo, in qualche modo, no? Cosa vuol dire? Non parlo in italiano perfetto, mi devi spiegare cosa vuol dire. No, apparentemente all'opposto, no? All'opposto di che cosa? Di me? Senza una casa, senza un tetto sulla testa, sei tu ad ospitarlo, sei tu ad raccoglierlo e affidarti. Ma io
Io non ho bisogno di conoscere i luoghi per avere voglia di farli, al contrario, mi piace non capire tutto di una, non sapere tutte le cose. Era scritto così il lavoro di Anastasia, con parte oscura, e non mi interessa avere tutte le risposte, mi interessa arrivare lì e lasciare fare il presente. Poi avevo Riccardo di fronte, Mordini con suo sguardo che mi passa attraverso. Come dire, a me piaceva assolutamente il mistero di quella lì che ha problemi, che non ha più marito, che non paga mai tutto, che non paga il padrone, che ha problemi di soldi, eccetera. Ma gli rimane a lei una parte di libertà, dopo il lavoro non torna a casa a occuparsi dei figli, sta lì a leggere. È una cosa molto misteriosa, molto particolare, che per me racconta tanto di lei. Non c'è niente, non c'è molto altro da fare che fare questo, leggere e prendere con lui. L'ultima cosa a Francesca e a Mario, non so chi delle due voglia rispondere, come, che tipo di appropriazione capita quando devi mettere le mani su un libro scritto da altri, che libertà vi siete presi nello stravolgere, diciamo, nell'ambientazione e nel fare di Marina, diciamo, l'unico personaggio apparentemente reale in questo mondo di gangster che si muovono, compiono esecuzioni e... Ma innanzitutto voglio dire che quando Stefano ha detto lo voglio fare in Belgio, a me questa cosa subito ha scatenato un entusiasmo, perché era una sfida, però mi sembrava istintivamente giusto, mi interessava di trasportare questa storia contro uno sfondo così diverso da Napoli, mi immaginavo, no? E già quei cieli grigi, quel mare, e questo contrasto mi piaceva perché sentivo da subito, e è una cosa di cui abbiamo parlato tanto anche con Vaia, che Periche alla fine è un orfano in tutti i sensi, alla ricerca di una famiglia, ma è anche una persona che quindi non appartiene a una famiglia, non appartiene neanche al paese da cui dovrebbe provenire, quindi spogliarlo anche di Napoli e metterlo diciamo in quel paesaggio dava molto anche, no, al personaggio. Poi noi abbiamo lavorato, io penso che il film sia da una parte, se avete voglia di rileggere il libro troverete che da una parte è molto fedele e da una parte è invece si allontana molto, perché era un plot che diciamo letterariamente poteva funzionare, il cinema richiede un po' più di precisione e quindi abbiamo cambiato tante cose del personaggio di Signorinella e alla fine abbiamo optato per un finale un po' teatrale, volutamente, quell'ultima parte diciamo della risoluzione. E abbiamo sempre pensato un po' a un film diviso in tre parti, cioè un inizio, un noir, che poi si apre anche come colori, no? Nella parte di Calais dove diventa più intimo e il film si ferma un po' anche, perché il ritmo dell'inizio è così sincopato, a me piaceva poi l'idea che in quella casa si distendesse e diventasse un'altra cosa. E poi chiudere con un terzo atto che in fondo è diciamo un finale che riprende un po' dell'inizio ma con un tono un po' teatrale, no? Un po' drammatico, e che restituisce anche il senso di lavorare sulla letteratura, perché ci sono molte parole nelle voci off che sono in contrasto con quella incapacità di Periche di esprimersi, ma per noi era molto importante restituire quello che nel libro c'è, cioè che questo continuo lavorio della sua mente che va un po' in tutte le direzioni. Sì, diciamo che quello che ci ha guidato fondamentalmente è stato poi la ricerca del personaggio di Pericle, l'approfondimento del personaggio di Pericle, per cui da una parte abbiamo costruito un suo passato e quello ci siamo anche allontanati rispetto al libro, abbiamo costruito tutta una storia che era il suo pregresso e dall'altro appunto sentirsi guidati da in qualche modo questo flusso di pensieri
e di emotività che piano piano viene fuori in Pericle, ci ha fatto attraversare i tre momenti del film. Solo aggiungere una cosa, voglio dire, perché ci tengo a dirla, che siamo molto fiere di aver filmato una sceneggiatura di un film, di una storia molto maschile, e siccome la buona onda, secondo me, nelle persone di Riccardo e di Stefano, è una produzione molto femminista, e non hanno avuto nessuna esitazione a chiedere a noi due di scriverla. Lo dico perché non è che accada sempre così. Cioè, di solito noi veniamo chiamate per fare i film sulle donne, e invece questo film così duro, sono felice di aver avuto questa fiducia, noi due, di poterlo scrivere, e nel bene o nel male l'abbiamo fatto, credo, nello stesso modo che l'avete fatto alcun uomo, lo spero almeno. Viola, al di là del femminismo o meno, dimmi se cosa significa fare cinema in difficoltà da indipendenti al terzo film dopo Miele e Per Amor Vostro, quindi voglio dire al terzo bel film, tra l'altro con l'ambizione, devo dire, di portare il film fuori dall'Italia. C'è una mezz'oretta però. Ok. Insomma, la verità è che io e Riccardo siamo stati dei veri migranti, quindi per fare questo film, grazie alla RAI, al Ministero, alla Buona Onda, sempre sostengono le tre esperienze, poi veri migranti eravamo io e Riccardo in Belgio, in Francia, a cercare di trovare i pezzi per coprodurre il film e per finanziare il film. Quindi secondo me anche il lavoro che Riccardo dice, che da produttore, insomma, no, per il percorso di attore, per arrivare lì, penso che alla fine insomma, è stato importante, perché nel senso veramente poi la domanda che ti devo dire è sempre più difficile, quanto è difficilissimo, è la verità, cioè nel senso non mi posso inventare, è veramente difficile, è difficile fare i film così, è difficile fare i film in generale, però insomma, forse a me ti piace sempre un po' la sfida, il carro in testa. Lasciamo fare le domande a Gloria. Se vuoi. Cioè, va bene, va bene, va bene. Va bene, finisci la crisi, però... Io non ho capito Riccardo. Riccardo, qual è stato l'aspetto più difficile del tuo lavoro? Cioè, il personaggio Cristo, l'abbiamo visto. Quali trappole hai tentato di non cadere, insomma, che cosa, come ti ci sei avvicinato? Vorrei approfondire un po' di più il tuo lavoro di interpretazione. Ah, no, vabbè, ho detto, l'ho risposto prima, nel senso che il lavoro più difficile è stato quello di seguire la produzione del film, scusate, però nel senso poi dopo fare il personaggio è vero, nel senso che è strana questa cosa, è un po', cioè per me interpretare questo personaggio veramente in realtà lavorare il lavoro non è stato proprio una passeggiata, diciamo, adesso torno serio, ma abbiamo costruito giorno dopo giorno sul set il personaggio, e il fatto di lavorare con Stefano, diciamo, abbiamo fatto un primo percorso di costruzione della sceneggiatura, del progetto, tutto quanto. Poi il giorno in cui abbiamo cominciato a girare, io non avevo mai lavorato con Stefano, quindi non sapevo come potesse essere, quindi chiaramente non ci conoscevamo, lui non mi conosceva da attore, insomma, non avevamo mai lavorato insieme. E poi, sin dal primo momento, mi sono reso conto che è una cosa strana, perché è una cosa rara anche, che mi è successa veramente pochissime volte, cioè il fatto di proporre delle cose, recitando, interpretando il personaggio, e rendersi conto che poi in quella scena, in quel pezzettino lì, c'era qualcosa verso una battuta, un'inezia, una cosa verso la fine, dicevo sì, questa però, e finiva, dava lo stop, dicevo Stefano, eh sì, quella cosa alla fine, ed era esattamente, eravamo sempre d'accordo, sempre, sempre,
siamo stati sempre d'accordo su quello che andava cambiato, quella piccola cosa che non funzionava.